Buonasera, benvenuti a un nuovo appuntamento con Zona Dilettanti. Io devo tornare come sempre a far usare la mia memoria, a far funzionare la mia memoria per ricordare il numero. Siamo comunque al 19, se la memoria non mi inganna. Dunque, siamo pronti per commentare anche questa sera il campionato di Serie D, la stagione di Serie D, e come sempre per anticipare quella che è una nuova giornata che sta per essere vissuta. I risultati delle ultime giornate, ma soprattutto quelli arrivati nelle partite di recupero di mercoledì, hanno confermato quello che noi poi, tra l'altro, insomma, diciamo praticamente dall'inizio, cioè che è un campionato davvero intanto di livello molto alto, di livello molto interessante e soprattutto un campionato con equilibrio e dove può succedere di tutto. Il 4-0 del Tolentino sul Campobasso lo sta a testimoniare. Davvero una stagione molto particolare, una stagione che poi noi proviamo a raccontarvi, una stagione anche emozionante, perché insomma chi alla fine taglierà il traguardo non è così assolutamente scontato. È una giornata che ha aggiunto altre certezze, con un percorso di campionato che va via via delineandosi, campionato che ha trovato la sua continuità, pian piano insomma sta davvero arrivando a consolidare quelle che sono le posizioni in classifica, con le sorprese di cui vi parlavo, cioè con la possibilità in questo campionato che tutti vincano con tutti e tutti possano perdere con tutti. Secondo me è davvero in questo modo che si sta sviluppando questa stagione. Proveremo a parlarne, andremo a anticipare anche la giornata in programma, parleremo poi di calciomercato con tutte le squadre che stanno ovviamente provando a correre ai pari oppure a rinforzarsi. Qualcuno addirittura cambiando allenatore, sono saltati un po' di allenatori. L'ultimo, Giampaolo, esonerato dalla Recanatese, è arrivato Giovanni Pagliari. Ma insomma, poi avremo tempo anche di parlare di questo in questo nostro appuntamento. 90 minuti, si diceva poco fa, prima di iniziare, proprio come una gara. Allora, gli ospiti di questa sera, di questo nuovo numero di Zona Dilettanti, a partire da quelli qui con me in studio, il gioco delle alternative. Alternanze ci riporta Federico Schiavoni, buonasera. Buonasera a voi. Buonasera. Poi mi dice il Buonasera. tuo amico Antonio Paoluzzi di farti una domanda e tu sai che io sono abbastanza cinico da fartela Sai già che non saprò rispondere. e quindi te la farò. Non è mai una puntata come tutte le altre, quando insomma, mi capita e ho il piacere di ospitare Guido Di Fabio, allenatore del Castelnuovo, primo in classifica, di nuovo primo in classifica. Ciao Guido, buonasera. Buonasera, buonasera. E sono riuscito anche a creare, forse anche insomma, in maniera piuttosto involontaria, ma nemmeno tanto, una sorta di reunion, come si faceva una volta, tra compagni di squadra. Collegato con noi via Skype, Massimiliano Fanesi, Guido Di Fabio e Massimiliano Fanesi hanno giocato insieme. Sì. Quindi almeno questo. Ciao Max e buonasera, benvenuto. Ciao, buonasera a tutti e un saluto particolare a Guido. Ciao Max. Allora, con Massimiliano Fanesi ovviamente parleremo di calciomercato, ma parleremo anche delle squadre marchigiane, perché insomma, ne abbiamo spesso accennato. La vittoria del Tolentino ci dà anche questo tipo di suggerimento e di stimolo per andare poi insomma, a vedere qual è la forza delle marchigiane, ma anche la debolezza, insomma, tutto quello che è successo con l'esonero, vi dicevo poco fa, di Giampaolo. Squadre che si rinforzano, il Pineto si è mosso tantissimo, Lavastese ha migliorato decisamente la propria rosa, ma anche la propria posizione di classifica. Andremo poi insomma, a parlare anche di questo. Ma ripartiamo, come facciamo sempre, dalla classifica, da quello che i numeri stanno dicendo fino a questo momento, classifica che Gilberto Marinozzi, che ringrazio come sempre in regia, sta per proporci. Eccola qua, da questa classifica parte il nostro discorso di questa sera, con il Campobasso e il Castelnuovo in testa, con il Campobasso che ora di partite da recuperare ne ha due, notaresco subito dietro ad un punto con una gara da recuperare, poi via via tutte le altre, anche nella parte destra della classifica, tanti asterischi come sempre, ma insomma qualcosa si muove. Ovviamente la posizione del Real Giulianova, che cerca
punti per cercare di agganciarsi al treno che porta verso la salvezza. Io inizio da Federico, non con la domanda difficile, però con la tua prima analisi a quello che la stagione, la 17ª giornata ci suggerisce. Campobasso è in testa, ma viene da una sconfitta pesantissima, che il 4-0 è un risultato pesante e decisamente a sorpresa, ma il Castelnuovo è lì, è vero che ha due partite in meno, ma la sua testa se l'è ripresa anche questa settimana. Guarda, io credo che in questa settimana, domenica, mercoledì, la mia idea di questa classifica si è cambiata in maniera netta. Spiego perché. Prima del recupero il Campobasso aveva 3 partite da recuperare, ok? Ed era a 33 punti. Vincendole tutte e tre avrebbe avuto ben 9 punti di vantaggio sulla seconda, e nella mia testa era, tra virgolette, già una grossa fuga. Era un più 9. Era un più 9 sulla carta, anche perché il Campobasso veniva comunque da un bel rullino di marcia, tutto sommato sta facendo quello che ci aspettiamo dal Campobasso. E poi arriva il mercoledì e prende 4 gol in maniera, a mio avviso, del tutto inaspettata. Benissimo che la sconfitta ci può sempre stare, ma 4-0 è una sconfitta roboante. E da un lato mi fa piacere, perché il campionato vuol dire che sarà avvincente fino alla fine. Il Castelnuovo ormai è ufficiale, ha smesso di essere una sorpresa, sta facendo benissimo e lo merita. Il Notaresco sta facendo il suo campionato, comunque ha una partita da recuperare, quindi ha anche i numeri per riprendersi la vetta. Mi fa piacere di aver azzeccato le mie previsioni per il momento su Rieti. Se ricordi, dicevo non la vedo a combattere per il vertice, e ne sono ancora convinto. Io credo che, con tutti i punti interrogativi delle partite che mancano, però una forma la classifica la sta prendendo. Esatto, è un po' quello che si diceva in apertura. Max, io so che tu hai assistito proprio alla gara tra Tolentino e Campobasso. Vorrei proprio partire da questo: come si è sviluppata questa gara e come è maturato questo 4-0 che comunque ha del clamoroso. Partiamo da qui. Ma è stata una partita particolare, nel senso che è andato tutto bene al Tolentino, ha interpretato la partita che doveva interpretare, e diciamo tutto male al Campobasso. Se i primi 20 minuti fossero stati 2-0 per il Campobasso, perché ha avuto 2-3 occasioni importanti a tu per tu col portiere, non ci sarebbe stato nulla da dire. Poi però, sbagliando i gol, Tolentino ha approfittato di errori della difesa, che Molisana, che non era proprio al top in quella giornata, in una ripartenza, svarione difensivo, è riuscita, la cosa più importante, è riuscita nel giro poi di 5-10 minuti a fare il secondo gol. Quindi diciamo ha tagliato un po' le gambe al Campobasso, anche se poi anche sul 3-0 che è avvenuto su un calcio d'angolo è stata sempre una partita viva. Il Campobasso non si è mai dato per perso, anche sul 3-0 a fine primo tempo ha avuto un'altra palla gol. Poi va bene, una volta iniziato il secondo tempo, lasciati passare i 15-20 minuti, la partita si era incanalata insomma su quel risultato, e è venuto il quarto gol con Minella. Ma hai avuto l'impressione insomma che fosse una giornata storta per il Campobasso, o comunque insomma col tuo occhio hai notato qualcosa che non andava? Cioè, per dire, è una giornata stortissima, una giornata da dimenticare, si chiude il capitolo e via, o qualcosa insomma che non è andato, che può essere insomma più proiettato nel futuro, ti è parso di vedere insomma in questa gara? Sì, allora, sicuramente è stata una giornata storta del Campobasso, però quando perdi 4-0 ovviamente ci sono i meriti anche del Tolentino. Ha fatto la partita che doveva fare il Tolentino, è stato fortunato a non subire gol nei primi 20 minuti, dopodiché ha fatto una partita che secondo me è stata molto fatta in modo diligente, ha curato il particolare. Poi nel secondo tempo ha subito veramente poco, anche se poi il Campobasso era sempre lì nella metà campo, nella tre quarti avversaria. Sicuramente, come si diceva prima in studio, una sconfitta, scivolare sulla buccia ci può stare, però un 4-0 è sicuramente un risultato roboante che potrebbe lasciare strascichi.
Domenica, ecco, già domenica è una prova importante per il Campobasso, perché deve far scordare ovviamente questo non solo questa sconfitta, ma anche il modo come è arrivato. Quindi io penso che domenica si saprà ancora di più, in modo ancora più netto, che tipo di piega prenderà la classifica, anche se poi alla fine questo risultato ci dice che anche se ci sono partite da recuperare da una parte all'altra, io penso che non è, si giocherà fino alla fine. Resto ancora su di te, perché insomma, aggiungo insomma, la tua visione di questo campionato. Siamo alla fine del girone d'andata, quindi sta per cominciare il campionato di ritorno, come lo chiamiamo sempre noi. Qual è la tua visione di questa stagione sui valori in campo? Che idea ti sei fatto e secondo te insomma, quale prospettiva ci sarà nel girone di ritorno che sta per cominciare? Ma è un campionato un po' particolare, perché comunque ci sono tante squadre che devono recuperare delle partite, e parlo di un abruzzese come il Pineto, che è in zona play-out ma deve recuperare 4 partite, quindi è un campionato che in cui dobbiamo attendere i recuperi per poter meglio definire la forza di qualche squadra. Però è logico che secondo me le squadre che in questo momento occupano le prime tre posizioni credo che se la giocheranno fino alla fine per poter vincere il campionato. Allora Guido, intanto ti chiedo se ti aspettavi no, di essere comunque lì sopra alla fine del girone d'andata. Io so che tu la classifica non la guardi, i risultati insomma li segui diciamo relativamente e badi molto alla tua squadra, ma intanto però siete lì, perché 33 punti alla fine del girone d'andata, belli, netti, niente da recuperare, niente da togliere, sono tanti. Sì, sicuramente abbiamo fatto delle buone cose fino adesso, ci troviamo lassù, non ce l'aspettavamo, ma per quello che forse abbiamo fatto vedere sul campo penso che non sia un risultato da buttare via. È vero che non guardo la classifica per un semplice motivo, perché noi dobbiamo pensare solo ad allenarci come stiamo facendo, ad affrontare l'avversario che ci capita nel migliore dei modi per cercare di batterlo. Io dico sempre anche ai miei ragazzi che poi i conti li faremo alla fine, capito? Perché poi, anche perché questo girone di ritorno sarà sicuramente tutto un altro campionato, come sempre, perché le squadre cominciano ad avere tutti degli obiettivi. Vincere le partite non sarà facile. Le squadre che magari in un primo momento ti sottovalutavano adesso ci vengono coi piedi di piombo ad affrontarti, e quindi dicevo proprio oggi ai miei ragazzi: dobbiamo metterci qualcosa di più tutti quanti se vogliamo continuare a fare quello che stiamo facendo. Non, ripeto, la classifica non ci interessa. I risultati di mercoledì ho fatto un po' di teatro dentro lo spogliatoio, no, dentro lo spogliatoio anche con il direttore Capaldi, il direttore Cicchi, no? Perché erano tutti contenti dei risultati di mercoledì e io invece ero incavolato, perché gli ho detto: hanno vinto le nostre dirette concorrenti, che sono quelle che per la salvezza, per salvarci, non per, ero contento che avevano perso quelle di testa, no? Ma cioè, non è falsa modestia, ok? È la realtà delle cose. Noi dobbiamo guai a pensare di essere diventati bravi. Io questo che mi preoccupa più di tutto, dobbiamo rimanere con questa umiltà e giocarci, andarci a giocare le nostre partite con cattiveria, come stiamo facendo sempre, e allora sì, potremmo ritagliarci qualche soddisfazione, ma guai ad abbassare la guardia, perché ci vuole niente a ritrovarsi in cattiva acqua. Senti, l'hai mai avvertita magari la sensazione di percepire siamo diventati bravi? Tu prima parlavi di questo, cioè, no, ti ma è mai capitato magari qualche calo di tensione, qualcosa così, non ma ti sei dovuto intervenire, no? No, vabbè, no, perché anche quando abbiamo pareggiato con il Porto Sant'Elpidio 0-0 in casa, cioè era giusto, no? Magari
dare spazio anche a quei ragazzi che hanno giocato meno, e se abbiamo, non abbiamo vinto non è perché hanno giocato quelli, assolutamente, no? Perché magari abbiamo fatto meno del solito. Quello è stato sicuramente un esempio di quello che sto dicendo adesso. Se abbassi un attimo la guardia, poi lo vedete, no? Il Campobasso, il Pia 4 con l'Alto Lentino, se si abbassa un attimo la guardia, in questo campionato puoi perdere con chiunque, puoi vincere con chiunque, ma puoi anche perdere con chiunque. Quindi io ho la fortuna di allenare un gruppo di ragazzi che crede in quello che fa, ok? C'ho in squadra due o tre signori anzianotti che mi danno una grossa mano a tenere alta la concentrazione durante la settimana, gli allenamenti, durante la partita la domenica, e quindi è un bel miscuglio di giovani che hanno voglia di imparare, perché hanno davanti, no, delle persone da cui apprendere molto. E allora andiamo avanti, appunto, di giornata in giornata, però bravi io dico che lo dobbiamo, dobbiamo diventare senza essere presuntuosi, okay? Dobbiamo essere consapevoli della nostra forza, perché io non nego che stiamo facendo delle buone cose, e anche la qualità, stiamo mettendo in campo qualità, quantità, corsa, stiamo mettendo tutto quello che serve, se no non vinci le partite, no? Però noi non dobbiamo diventare presuntuosi, dobbiamo continuare a rimanere umili, e allora sì, magari qualche soddisfazione uno se la può togliere. Max, che impressione ti ha fatto e qual è la tua idea del Castelnuovo di Guido Di Fabio? Ma sicuramente è la sorpresa del campionato, però come si diceva prima in studio, oramai hanno tolto le vesti della sorpresa. Io penso che il Castelnuovo in questo momento, ovviamente io capisco i discorsi di Guido, e ci stanno questi tipi di discorsi perché è importante tenere alta la guardia, però sta facendo un campionato importante, un campionato di alta classifica, è una squadra che comunque ha confermato molti dello scorso anno, e questo è secondo me un grosso pregio da parte della società, del direttore Cicchi, dell'allenatore, aver confermato molte dell'anno scorso, molti ragazzi che magari non avevano fatto neanche la Serie D e che in questo momento stanno dando un contributo importante. Poi hanno messo dei giocatori importanti come Loviso, che dà sicuramente esperienza oltre che geometria, hanno preso Croce, che comunque è un altro giocatore per la categoria importante, e Sbarbati, che è un giocatore che comunque stanno rilanciando sia sul piano fisico che sul piano mentale, un giocatore che comunque l'ultimo anno a Montegioggio sta facendo bene, quindi hanno saputo. Quindi va dato adito alla società di aver ben operato e al di sapere bene il campo la squadra. Poi è sicuramente una squadra che rispecchia l'animo dell'allenatore, in quanto non molla mai. L'esempio tipico è quello della partita di Tolentino, sì, dove fino all'88esimo perdevano 2-0 e nel giro di 2-3 minuti sono riusciti a pareggiare. Però quella partita, no? Poi ti ha dato anche l'idea che il Tolentino avesse comunque un certo tipo di qualità e si stesse svegliando. Mi ricordo che era forse tornato da poco da sì, uno ma, dei insomma, degli ma stati io, che erano. Io a inizio stagione il Tolentino l'ho indicata come una delle squadre, sì, sorprese, sì, di questo campionato, perché secondo me è una buonissima squadra. Noi stavamo perdendo 2-0 lì anche meritatamente, perché ci avevano proprio sotto il piano fisico, in un campo pesante, ci avevano studiato bene, abbiamo avuto difficoltà a fare quello che siamo soliti fare, però questi ragazzi poi ci credono sempre, capito così, dopo aver fatto il 2-1 io ero convinto che la pareggiavamo, perché vedevo proprio questa grandissima voglia e determinazione di voler di non voler perdere la partita, e ci siamo riusciti. Allora, Federico, dicevamo, no? Comunque quei 33 punti sono qualcosa di importante. Hai sentito anche, no, l'atteggiamento del mister nei confronti di questa classifica alla fine del giro d'andata. Non possiamo dire chi è campione d'inverno, perché
cioè voglio dire, no? Va bene, ce lo siamo lasciati così, però insomma è questa la strada giusta, continuiamo a descrivere quelli che sono i risultati e le vittorie di una squadra che per il momento è lì e si tiene stretta la testa della classifica. Ma guarda, io sono d'accordo con il mister a metà, spiego, io credo che il Castelnuovo non è oggi una squadra che sta puntando soltanto sull'entusiasmo dei risultati, sicuramente le capacità del mister di tenerli vivi tutti gli allenamenti, è una società che ha puntato anche su 3-4 giocatori di esperienza che a mio avviso, e il mister magari lo confermerà, anche durante tutta la settimana, danno una mentalità di professionismo, di attenzione al particolare, che quando passano 3-4 mesi i giocatori avranno fatto propria. E quindi io oggi spero e credo... Ma è verissimo quello che dici. Ma lo dico perché mi è successo quando ero giovane, ho avuto la fortuna di avere Fabrizio Catelli, Pino Oliverio, Patrick Moro, e lì ho capito la differenza di chi ha fatto il giocatore e chi fa il dilettante. Oggi avere quei giocatori secondo me li ha fatti crescere quei ragazzi e io ho visto molte partite del Castelnuovo, vedo una squadra che non è solo entusiasmo, è organizzazione, complimenti al mister, lo ripeto sempre, ma è attenzione dei ragazzi, quindi io credo che e me lo auguro che questi risultati continuino nel tempo. Poi anche sulla classifica, vediamo anche la Maceratese, sta recuperando le partite, Recanatese, perdonami. Ma sta perdendo tanti punti, sì. Quindi la verità è che, ma non è colpa chiaramente della Recanatese, è che oggi giocare domenica, mercoledì e domenica non ti garantisce la stessa brillantezza di prestazione e quant'altro. Io vedo il Monte Giorgio che ne mancano 4 e dico Pineto che alle 4 che già vediamo hanno avuto 8 casi di positivi, quindi non giocheranno altre 2 partite ad andare bene. Quindi io devo dire che anche adesso a vedere tutte queste partite da recuperare non riesco a trasformarle in punti certi, questo è oggettivo. No, anzi, perché noi forse è la cosa più bella è il fatto che non abbiamo perso una partita e quindi questo ti permette di lavorare con continuità, costanza, senza fermarti e fare quello che devi fare, capito? I programmi vengono rispettati, di lavoro, di tutto, quindi capisco che magari per altre che sono state costrette a fermarsi, riprendere, capite così, rifermarsi, non è facile, quindi sotto questo aspetto penso che noi siamo stati molto avvantaggiati. E poi tornare e giocarne un filotto, poi 3-4 cioè, di fila, per cercare di recuperare. Adesso vi tocca perché il Pineto, se non sbaglio... Noi mercoledì non giochiamo, ecco. Già ci hanno detto... Sì. È già ufficiale. Anche il Castelnuovo si ferma. Massimiliano, aggiunge incertezza, no? Questa dinamica impazzita del giocare, del fermarsi, del preparare una settimana e poi invece non giocare la gara perché insomma, succede qualcosa, oppure dover comunque rincorrere e improvvisamente giocare come se si fosse insomma, in Serie A e avere i turni infrasettimanali o comunque le coppe praticamente tutta la settimana. Sì, no, sicuramente è un campionato atipico, un campionato che con tutti questi recuperi pone anche un nuovo, penso, modello di preparazione settimanale, no? Anche alla lunga, quindi mi metto nei panni dei preparatori atletici, ma dei stessi mister che devono organizzare la settimana e devono un momento stravolgere un po' tutto, perché comunque ci sono diverse partite da recuperare, quindi come si diceva anche in studio prima, non è detto che poi le partite che devi recuperare ti portino punti. Guardiamo la Recanatese che purtroppo, essendo io marchigiano dico questo, purtroppo non è riuscito a sfruttare questi recuperi in termini di punti e poi è arrivata l'esonero, come dicevi tu precedentemente, di Giampaolo. Sulla Recanatese, insomma, che idea ti sei fatto? E poi andiamo in pubblicità, ma ne parleremo insomma, anche approfonditamente di quelle che sono le squadre marchigiane in questo girone di andata. Ma sulla Recanatese, che idea avevi e che idea poi ti sei fatto successivamente? Perché insomma, l'esonero di Giampaolo non è una notizia stasera, forse insomma, l'abbiamo appena accennato, ma è qualcosa di importante. Intanto significa che le ambizioni sono...
assolutamente rinnovate nonostante insomma, questa rincorsa, lo stop eccetera eccetera, ma allo stesso tempo stanno a dimostrare che qualcosa non ha funzionato al di là di quelli che sono stati i problemi Covid. Tu che idea ti sei fatto della ricanatese? Ma la Recanatese è una di quelle società che parte sempre ai nostri partenza con delle squadre importanti, o meglio, con dei giocatori importanti, poi fa dei campionati altalenanti e anche quest'anno ha comunque allestito una squadra che doveva stare sicuramente tra le prime 5 e che invece sta incontrando delle notevoli difficoltà. E poi magari prende l'attaccante come Piccioni a mercato iniziato e poi invece lo cede al Messina, quindi ci sono anche delle dinamiche dentro, non solo spogliatoio ma anche dentro la società, che forse noi dall'esterno non riusciamo a capire. Poi Piccioni va via e prende un giocatore che fino a qualche anno fa giocava in Lega Pro, tra l'altro nella Sambettese, come Bove. Quindi io penso che tutte queste situazioni di mercato danno l'idea che forse si sta cercando di recuperare, però magari senza mettere bene a fuoco la situazione. E la scelta di Pagliari ti convince? Non so se ne sei mai sentito, Max. Dicevo, la scelta di Pagliari ti convince come soluzione ai problemi della Recanatese? O come una delle soluzioni? Ecco, credo che abbiamo qualche piccolo problema, credo che non ci senta. Sì, sì. Non ha voluto rispondere. No, si vedeva che non vi ho sentito. No, si vedeva. Non era un silenzio diplomatico praticamente. Non ho sentito solo dopo, non ha voluto rispondere, non ho sentito. No. Però ti chiedevo se Giovanni Pagliari è una scelta insomma che ti convince come una delle soluzioni, o comunque la soluzione per sostituire Giampaolo, no? È l'allenatore giusto in questo momento per la Recanatese, secondo la tua opinione? Ma è una domanda a cui è difficile rispondere in questo momento. Di solito i cambi di allenatori devono sempre servire per dare un quid in più, però purtroppo non è sempre così. Pagliari è un allenatore che comunque ha allenato in categorie importanti. E adesso prende una squadra che comunque in questo momento non sta avendo dei risultati e deve, io penso, più stimolarli sotto il punto di vista mentale, perché dal punto di vista tecnico, come dicevo prima, è una squadra che ha dei valori importanti. Rispondere a questa domanda in questo momento è difficile, perché purtroppo quando c'è il cambio dell'allenatore come dicevo prima si cerca sempre di dare qualcosa in più, però poi Non sempre è così. Bene, poi continueremo questo discorso. Io credo che siamo arrivati alla fine del primo blocco nel nostro appuntamento con Zona Dilettanti. Ancora dinamiche di calciomercato, ma continuiamo a parlare di quello che il campionato ci sta raccontando, ovviamente parlando anche delle squadre abruzzesi e teramane, ma come abbiamo fatto fino a questo momento, dando un occhio anche a quelle che sono le compagini marchigiane. C'è ancora, anzi c'è per questa puntata, un po' di pubblicità adesso. L'influenza con me non attacca, io mi vaccino per proteggere chi amo. Campagna di vaccinazione anti-influenzale della Regione Abruzzo. Informati presso la tua ASL di riferimento o dal tuo medico di base.
Cacao a Caffè nasce dall'esperienza tramandata dal vending ed è un marchio Trematic. Capsule, cialde biodegradabili e presto compostabili per tutti i sistemi con tre miscele. Gusti forti e decisi, extra e crema. Cacao a Caffè ha nel proprio catalogo miscele in grani e macinato da 250 grammi. Sede legale Campovalano di Campi. Sede operativa a Teramo. Scale Picchio, telefono 0861 28 73 33. Prima di tutto, in diretta su Teleponte, Radio Abruzzo Marche, Eco News. Sanic, dispositivi medici e di protezione individuale per il contrasto e il contenimento del Covid-19. Vendita a titolare di partita IVA di termometro frontale a infrarossi no contact, saturimetro, pulsossimetro, guanti in nitrile, gel disinfettanti, mascherine chirurgiche oppure FFP2, scudo facciale e occhiale protettivo. Tutti i prodotti sono a norma e certificati CE. Sanic. Eccoci tornati, stavamo parlando dell'esonero di Giampaolo e dell'arrivo di Pagliari sulla panchina della squadra leopardiana della Recanatese, uno dei tanti movimenti che stanno caratterizzando questa stagione. Noi continuiamo a parlare intanto però di quelle che sono le squadre abruzzesi. Vorrei tornare da Federico subito per ripartire questo secondo blocco ancora una volta da te e parlare di quella che è la stagione in questo momento del Notaresco, che insomma nel recupero della gara giocata, sì, non giocata ma per neve, una volta tanto per non farci mancare niente, è riuscito intanto a prendersi i tre punti. Certo. Ed è importante, ma non è un momento perfettamente, come dire, a cerchio completo quello del Notaresco, che forse sta affrontando anche a causa degli stop and go, comunque di una squadra che si è modificata anche nel tempo, un periodo delicato, anche se è ad un punto da Castelnuovo, sì, e da Campobasso. No, guarda, io credo che il Notaresco comunque sta rispettando le aspettative. Sicuramente non ha una squadra nata per l'ambizione di spaccare il campionato. Quindi io credo che gli obiettivi del Notaresco erano esattamente questi. Probabilmente non sta facendo il bel calcio a cui ci aveva abituato magari l'anno scorso, soprattutto al girone d'andata, ha entusiasmato davvero tanto. Però secondo me, nonostante tutte le difficoltà che il Covid ha comportato, ha dimostrato per l'ennesima volta solidità, perché sicuramente non è al momento il miglior campionato del Notaresco, ma fatto sta che è lì, seconda, con una partita in meno, forse qualche problemino in più sicuramente rispetto agli altri anni, ma è vero anche che si è messa a dicembre per aggiustare il tiro, anche l'acquisto di Coco Palumbo, un ragazzo di qualità che a mio avviso può far bene al Notaresco, perché a Notaresco si lavora bene, è una società che è un po' come Castelnuovo, è una società che ti lascia fare, pretende attenzione e rispetto, e il giocatore dà sempre il massimo al Notaresco. Io credo che sinceramente il Notaresco sia in linea con gli obiettivi iniziali. Gli interventi sono stati quelli giusti, no, sul mercato, perché la squadra è diversa anche da questo punto di vista. Non dimentichiamoci insomma delle assenze, sì, degli infortuni, come sempre, no? Questo percorso si è delineato anche in questo modo. Io guardavo per esempio il Pineto, che è una squadra completamente diversa rispetto a quella che guardiamo oggi, sì. A Notaresco un po' è cambiata anche la situazione, ti ha convinto il mercato al di là di quello che bisognava fare per colmare insomma gli infortuni? Sono sincero,
visti gli obiettivi iniziali, visto il rispetto anche degli obiettivi che secondo me si erano posti, perché non credo che pensassero di stracciare il campionato, io sono convinto che hanno fatto benissimo a non cambiare molto. Pineto è una situazione diversa perché purtroppo avevano altre ambizioni, hanno avuto problemi di risultati, problemi di partite non giocate, un'annata secondo me nata storta. E il Pineto ha cambiato tanto e se devo dire anche quello è una scelta coraggiosa, perché io credo che un allenatore che si ritrova 6, 7, 8 giocatori nuovi a metà stagione, ripartire quasi da zero non è poi così facile, quindi secondo me non c'è la verità assoluta. Il 30 giugno vedremo chi ha fatto le scelte azzeccate. Massimiliano, torno a te, anche a te insomma chiedo la tua opinione intanto sul momento del notaresco e poi sugli interventi di mercato di questa squadra, che è un'altra delle squadre insomma attese alla corsa per la vittoria finale. Ricordiamo anche insomma l'inizio di stagione in Coppa Italia con quei risultati insomma che sono stati, diciamo, sono entrati anche nella storia di quella società. Ma io penso che il notaresco stia rispecchiando i programmi, le aspettative della società che si era data all'inizio del campionato. È seconda in classifica, una partita in meno, quindi se la sta giocando fino alla fine per poter vincere il campionato. Poi dal punto di vista dell'organico, secondo me è un organico di primissimo ordine, un organico che ha dei giocatori importanti, giocatori che facevano anche la Lega Pro. E come si diceva prima in studio, non ha nel mercato che è ancora vivo, non ha stravolto diciamo la squadra, pur avendo avuto dei infortuni importanti, e questo secondo me è importante, perché comunque vuol dire che c'è un gruppo, c'è uno spogliatoio. Però io il San Nicolò, come dicevo prima, insieme al Castelnuovo e ovviamente al Campobasso, le vedo tutte e tre potenzialmente per la vittoria finale. Allora, tu non lo guardi come diretto avversario, no? Come no, è un avversario. Ma non diretto avversario della classifica, no, guardavi il Trentino, no? No, è un avversario, Sto scherzando. Un avversario forte, perché noi ci abbiamo giocato, abbiamo perso, no, forse una partita che, dove era più giusto il pareggio per quello che si era visto in campo, però proprio per quello, perché tra le loro fila ci sono giocatori, secondo me, importanti di categoria che possono risolvere la partita in qualsiasi momento. Io penso che i programmi iniziali della società era proprio quella di vincerlo questo campionato. Poi è normale, insieme al Notaresco, Campobasso, Re Canatese, Pineto, Cinzia, Albalonga, queste erano le squadre che magari all'inizio dovevano candidate a vincere questo campionato. Poi il percorso magari per qualcuno è stato diverso anche per causa Covid, però il Notaresco, secondo me, la sua forza è diventata, magari l'anno scorso è stata una squadra come noi quest'anno, sì, no? Magari sì, non ci si aspettava che facesse quello che ha fatto. Quest'anno si è solidificata ed ha, secondo me, una squadra di categoria, magari meno bella da vedersi, ma tosta sul campo, difficile da battere. E poi, detto, tra le loro fila ci sono giocatori importanti che, tra cui Frulla, e noi ne sappiamo qualcosa, che ti possono risolvere anche su calci piazzati la partita da un momento all'altro. Voi insomma la sentite un po' questo tipo di rivalità, no? Perché tra le realtà in crescita, ovviamente il Castelnuovo che arriva prepotentemente, insomma, no, anche dalle categorie inferiori, tu hai vinto un campionato, dall'altra parte c'è però Notaresco che si è creato, lo sappiamo, insomma, in una situazione tra virgolette, no, diversa, di territoriale, eccetera, eccetera. C'è questo tipo di, si avverte magari questo tipo di rivalità, anche se forse l'assenza del pubblico questo lo mitiga moltissimo. No, quello sicuramente è vero, che il pubblico sicuramente ti mitica un po', no, questi aspetti, però
Da parte nostra no, noi facciamo parte, no, facciamo una cosa a parte, perché non, cioè, io sinceramente, ma vedo anche la società, le persone che stanno lì a Castelnuovo, fanno anche il tifo per le altre società abruzzesi, capito? Quindi dopo è normale, quando le incontriamo cerchiamo di batterle per il prestigio, no, del territorio, però non c'è questa accesissima rivalità, ma anche lo stesso Pineto, noi andiamo sempre a fare i tamponi lì dal presidente, sì. Ok, quindi c'è anche un rapporto, ci chiariamo, c'è un rapporto con l'altro giorno il notaresco è venuto a giocare a Castelnuovo, sì. No, quindi c'è anche tra società, secondo me, come è giusto che sia, ci sono degli ottimi rapporti, è bello no? Che sia così. Poi è normale che la domenica è tutta un'altra cosa, faremo di tutto per batterli, quindi indipendentemente dai rapporti che ci sono. Assolutamente sì. Poi tra l'altro, insomma, la prossima giornata sarà la prima per voi, no? In cui sarete costretti a rimanere fermi. Un po', sì, un abbiamo po' strano, adesso, no? Fiuggi domenica, mercoledì dovevamo giocare, non giochiamo col quell'altro e poi rigiochiamo domenica. Quindi. Vabbè. Capitato lì in mezzo, quindi comunque di domenica di domenica giochiamo. Continua la sua settimana tipo è quella lì. Continua la nostra settimana. Allora io con Max voglio affrontare, poi chiaramente ti chiederò se sarà possibile anche un certo tipo di disamina, no? Su quelle che sono le dinamiche tra le squadre marchigiane, però voglio aprire il capitolo Pineto, perché tra poco andremo anche a sentire la prima intervista di uno dei nuovi acquisti. Chiedo a Max, questo grandissimo movimento di mercato, e quindi una squadra, si diceva prima, completamente stravolta, o comunque con una squadra con un volto, con una dinamica, con un attacco diverso, eccetera, eccetera, significa tornare ad avere ambizioni, ma allo stesso tempo, insomma, comunque, diciamo, come dire, ammettere che quello che si era fatto prima, insomma, non portava ai risultati che si voleva ottenere? Ma sicuramente tutto questo, diciamo, questo cambiamento è coinciso, io non penso in maniera fortuita e casuale, col cambio di banchina. È stato esonerato Daniele Amalo, è stato promosso in panchina Marco Pomante, quindi magari con la società avrà fatto un certo tipo di discorso per potenziare dal loro punto di vista la squadra. Quindi io la guardo in ottica del cambio di panchina, sia stato questo forse l'input per poter prendere giocatori che per la categoria, come Giordano Fioretti, sono sicuramente importanti. Certo, quello sicuramente sì, ma e poi è possibile, cioè, allora Guido diceva, e lo diciamo sempre noi, parte un nuovo campionato, ma con una squadra completamente diversa è possibile poi andare a rincorrere quelle che sono le posizioni di testa? Cioè, secondo te è una squadra vista anche in prospettiva del prossimo campionato, o questi interventi sono diretti a cercare di recuperare posizioni? Tra l'altro ci sono anche partite da recuperare, cioè, come la vedi tu questa cosa? Cioè, il Pineto è da considerare anche da noi addetti ai lavori come una delle squadre che tornerà prima o poi insomma, a duellare con Castelnuovo, Notaresco, Campobasso, eccetera, eccetera. Ma sicuramente la cosa, visto anche che devono recuperare diverse partite, quattro. Per la precisione quattro sulla, sì. sulla carta si può rintrodurre in un certo tipo di discorso. Però è logico che, come abbiamo visto per il Campobasso, come abbiamo visto anche in altre situazioni, recuperare delle partite il mercoledì può essere difficile per il raggiungimento dei tre punti. Quindi è difficile, è un percorso che il Pineto sicuramente vuole affrontare in maniera più con maggiore spessore tecnico. I cambi sono sicuramente volti a questo, però come ci insegnano le partite che poi abbiamo visto mercoledì scorso col Campobasso, ma anche in altre situazioni, è dura perché è un campionato, come ti ripeto, atipico.
Troppo tardi, quindi, secondo te? Ma no, troppo tardi no, i numeri che sono lì a disposizione non dicono questo, la matematica non dice questo. Quando devi rincorrere, purtroppo non solo devi sperare che quelli davanti inciampino, ma tu devi sempre comunque stare sul pezzo e prendere il massimo della posta in ogni partita. Tra l'altro, Federico, a limitare, no, questo entusiasmo che si potrebbe ricreare, cioè il fatto che comunque adesso sono arrivati anche questi problemi della positività dei calciatori, se non sbaglio, e se le notizie che ho io non sono sbagliate, sono 8, ho letto anch'io 8 così. Positivi, e quindi è un progetto che è lì, che è pronto, ma che una volta è stata rinviata a causa degli altri, adesso con 8 positivi a causa loro, è un progetto che non parte mai e sembra quasi strozzato, no? Il dramma, cioè, è sportivo, chiaramente, sì. È che da 4 si arriverà minimo a 6 partite da recuperare. Prima il mister diceva... 6? Sì, dobbiamo essere ottimisti. Non guardiamo la classifica e in questo momento sono primi. Figuriamoci, a mio avviso, il Pineto. Il Pineto, secondo me, adesso deve vivere partita, quando ricomincerà a giocare, partita per partita. Poi la verità è quella che si diceva prima, quando devi rincorrere non devi sbagliare, non devi sbagliare e fare punti. I cambi sono sicuramente finalizzati ad un cambio di marcia. A me spaventa che il Pineto non è abituato a stare in quella posizione di classifica, seppur con 4-6 partite. Cioè, tu dici psicologicamente vedersi lì? Io credo che chi è abituato a stare al vertice non è detto che si adatti con facilità a combattere, nei bassi fondi, ma ripeto, io parto dal presupposto che la struttura Pineto è una struttura solida, gli acquisti che hanno fatto Fioretti e chi che sia sono acquisti comunque importanti, c'è tutto per fare bene, ma io ragionerei partita dove partita, perché oggi siamo nei bassi fondi e lontani dai playoff. Fioretti è un bel colpo di mercato, no? L'avresti voluto? Non mi dire, io sto bene con i miei. Sto bene con i miei. Non ho voluto. Abbiamo deciso con la società di dare fiducia a quelli che abbiamo, che d'altronde stanno facendo bene. Certo, capito? Certo. Quindi per quello. Poi questi sono problemi di altri, capito? Quindi, no, è comunque un buon giocatore. Ma cioè, per il progetto magari nostro Castelnuovo, dove vogliamo lavorare con i giovani, certo, capito, modo. Così se non sbaglio Fioretti ha 35-36 anni, non certo. Lo so, quindi magari ci smentirà tutti, capito, così, e giocherà ancora per tanti anni, però sicuramente non era un profilo che faceva che per noi, capito, quindi. Certo. Parlavamo del Pineto, no? Adesso se diventano 6 quelle partite, prima dicevamo della Canatese è difficile recuperare, dicevamo insomma delle squadre che devono giocare ogni 3 giorni, insomma 6 partite, 6 gare, un progetto nuovo. Intanto ti dico e ti chiedo se ti convince, no? quel progetto e quel nuovo progetto che è stato. Io penso, secondo me non è neanche nuovo, loro vogliono. Hanno fatto una squadra forte all'inizio e non, magari non ha risposto alle aspettative della società, dell'allenatore, infatti tant'è vero che l'allenatore ha pagato lui per questo, hai capito, così? E continua il Pineto a cercare di fare squadre forti che permettano, no, di questo salto, perché loro lo vogliono questo salto di categoria. In questo momento sono più d'accordo, no, col fatto che ti trovi adesso come adesso in una posizione di classifica e, come vi ho detto prima, il girone di ritorno è un altro campionato dove tutti hanno degli obiettivi. Per vincere partite bisogna fare tanta fatica. Sì. Fatto adesso 4 partite recuperare, adesso altre partite, non voglio fare l'uccello del malaugurio, mi auguro che per il Pineto assolutamente, mi auguro che, no, che possano riprendersi e lottare anche loro come noi per i vertici, no, in questo momento, però devono stare attenti perché 4-6 partite
cominciano a diventare, ma più che altro cominciano a diventare tante le partite, ma soprattutto ti alleni meno. Sì. È quello che magari perdi un po' di condizione, capito? I giocatori che sono arrivati bisogna vedere dove stavano, se erano allenati, come stavano. Certo. Sono tante le incognite, no? Che ti portano, poi mi auguro che vada tutto bene per loro e si riescono a riprendere. Quindi, però delle difficoltà sicuramente le incontreranno per questo motivo. Allora, Max, io adesso contento, voglio analizzare un po' quella che è la situazione delle squadre marchigiane. No, abbiamo detto della Recanatese, in parte anche del Tolentino. Mi dai un'analisi su quella che è la situazione nelle Marche per ciò che riguarda il campionato di Serie D? Quale ti ha convinto di più? Parliamo anche magari del Monte Giorgio, non so se mi senti. Mi senti, Max? Sì. Ti sento male. No, allora ti chiedevo come era nelle previsioni iniziali, insomma un'analisi di quella che è la, diciamo, il parco delle squadre marchigiane in questo campionato. La più ambiziosa sembrava la Recanatese, insomma abbiamo detto un po'. Anche il Tolentino, che poteva rappresentare un po' quello che era il Castelnuovo, almeno all'inizio della stagione, e poi tutte le altre. Che idea ti sei fatto e voglio una tua disamina delle squadre marchigiane in questo torneo così particolare? Ma come hai detto tu, quelle che aveva più aspettative dal punto di vista della classifica era sicuramente la Recanatese, perché come ogni anno aveva allestito una squadra importante, quindi magari ci si aspettava qualcosa in più. Qualcosa in più forse ci si aspettava anche dal Tolentino, anche se la squadra dell'entroterra marchigiano deve recuperare due partite. Poi vista domenica. Vista mercoledì, penso che con quella rabbia, con quel furore agonistico, penso che non dovrebbe avere problemi. E diciamo che l'altra sorpresa del campionato sicuramente è il Castelfidardo, che comunque è quinta in classifica, sì. È una squadra comunque tignosa, difficile da affrontare e sta facendo un grandissimo campionato. E per quanto riguarda il Monte Giorgio invece sta facendo il solito campionato che sta facendo negli ultimi anni, cioè quello, un campionato tranquillo, anche di valorizzazione di alcuni giovani come lo stesso Pampano, che è un 2002, che è un giocatore molto importante, ed è una piazza dove evidentemente i giovani trovano il loro habitat naturale. Per quello che riguarda il Monte Giorgio invece, che idea ti sei fatto? Perché ogni tanto, anche all'inizio della stagione, no, stava dando dei sussulti, poi anche lì lo stop, i positivi, eccetera, eccetera, eccetera. Adesso un po' di risveglio c'è stato e anche il Monte Giorgio ha le sue 4 partite da recuperare. Noi poi quando facciamo 4 facciamo sempre per 3, che poi, no, sbagliando, ma inizialmente facciamo sempre per seconda in classifica. Che idea hai del Monte Giorgio? Ma il Monte Giorgio, ti ripeto, è una squadra che ha delle individualità importanti. Mandolesi, tra l'altro tutti giovani, perché comunque Mandolesi, Pampano sono tutti giocatori giovani, ha investito su giocatori che l'anno scorso Mengo aveva a Porto San Del Pio come Cucù, e poi diciamo che ha puntato su giocatori che sono oramai delle colonne come lo stesso Miccioli e Albanesi. È una società che comunque vuole fare dei campionati tranquilli ed ci sta riuscendo benissimo. In più sta valorizzando dei giocatori che secondo me qualcuno di questi li troveremo nei palcoscenici professionistici. Ma dal punto di vista, insomma, del calciomercato, no? Tu ti occupi anche, insomma, di calciomercato, secondo te qual è la squadra che fino a questo momento in questo mercato anche piuttosto strano, ricordiamo, più lungo, con Federico abbiamo affrontato puntate epiche a parlare di queste cose, visto che non si giocava. Però, insomma, un calciomercato anche piuttosto particolare. Qual è quella che ti ha convinto di più nelle operazioni per sistemare le squadre? Ma guarda, io sono dell'opinione che le squadre che nel calciomercato hanno ritoccato poco vuol dire che avevano un equilibrio tecnico-tattico, quindi non avevano bisogno di intervenire.
Ci sono squadre magari come il Campobasso che hanno preso giocatori per tra virgolette rinfoltire la rosa, mi riferisco magari all'Adu, mi riferisco a Persia, mi riferisco a Rossetti, e poi ci sono altre squadre come il Tolentino che ha preso attaccanti come Minella e il centrocampista Conti, che hanno dato sicuramente un input, un qualcosa in più. Per il resto, ecco, l'Agnonese ha stravolto un po' tutto, sta stravolgendo un po' tutto, sta comprando molti giocatori perché comunque la classifica necessita appunto di innesti importanti. Però ti ripeto, mi piacciono, ecco, società come il Castelnuovo, che ha ritoccato pochissimo, quasi niente, perché evidentemente ci avevano già visto lungo prima, nel senso che avevano già fatto interventi, mi riferisco a Croce, in un momento in cui magari necessitavano in quel momento, e adesso magari stanno più sereni. La tua squadra è stata costruita tassello dopo tassello, no? Perché voi non avete fatto grosso mercato tutto in un momento, cioè hai aggiunto pezzi dopo pezzi importanti per completare, per esempio penso anche all'innesto di Manuel Manari. Poi ti chiedo, insomma, anche alcune cose su Manuel. Sì, no, noi abbiamo fatto una squadra all'inizio perché i nostri obiettivi erano quelli, no, lo sono tuttora, di una salvezza tranquilla in questa categoria, e quindi riteniamo che per ottenere risultati bisogna lavorare, no? È vero che se hai giocatori bravi magari qualche possibilità in più ce l'hai, però noi costruiamo col direttore Cicchi sempre squadre dove prima di tutto i nostri giocatori devono essere uomini veri, quindi ci basiamo molto sull'aspetto, no, caratteriale dei giocatori, e quindi sapevamo che avevamo allestito una buona squadra che potesse lottare per mantenere la categoria. Poi strada facendo ci siamo resi conto che magari un Loviso, no, che ha 36 anni, nonostante sia un esempio di professionalità, però magari io ho giocato fino a 39 anni tra i professionisti, quindi so che magari può capitare, no, qualcosa, quindi abbiamo investito su Marco Croce, che è un giocatore magari delle stesse caratteristiche, no? Che poi tu adesso fai giocare spesso insieme, no? Sì, se dopo. Se non l'ho visto male. No, è capitato spesso che hanno giocato insieme, poi c'è sempre anche il discorso dei fuori quota, che uno delle volte è costretto, certo, a fare delle scelte, però soddisfattissimi di Marco, perché è un altro giocatore. Ti faccio un esempio, no? Ci abbiamo molti ragazzi giovani e noi ci abbiamo 6-7 centrocampisti, che 4-5 alle spalle di questi due marpioni, che magari stanno trovando poco spazio, però non vogliono, non neanche si lamentano, non vogliono andare via, perché sanno che hanno davanti dei punti di riferimento che possono aiutarli tantissimo nella loro crescita, quindi indipendentemente da, vogliono rimanere in questo gruppo perché sanno che hanno molto da imparare. Quindi poi, dicevo, strada facendo abbiamo pensato a Croce e a Manuel Manari, perché dovevamo trovare un sostituto che potesse, no, sostituire De Giglio e Di Rocco nell'eventualità, no, che non possiamo magari fare un campionato intero con questi ragazzi. Poi abbiamo avuto abbiamo dei fuori quota in quel ruolo di Stefano, che è stato sempre infortunato e è un 2002 e sta riprendendo adesso e sempre si porta dietro qualche acciacco. Avevamo Agbonifo, il Pescara, no, che un altro 2002 che purtroppo si è rotto il ginocchio, e quindi avevamo bisogno di una persona che potesse dare il cambio a quei due giocatori, e quindi siamo stati oculati sempre. D'altronde Claudio Cicchi non sbaglia una mossa, quindi un sodalizio che conosci non sbaglia una mossa, e quindi ecco, questo è il nostro mercato. Ci auguriamo poi, naturalmente, perché tutti, no, dal di fuori dicono, no, che questa squadra magari ha bisogno di un attaccante che faccia gol, no, perché Sbarbati e Fagioli hanno fatto, poi si è aggregato anche Fidanza, con un altro 2000 che in questo momento sta trovando poco spazio.
però è un altro buon giocatore, che hanno fatto pochi gol, no? Sbarbati due, Fagioli uno, due, non mi... quindi... Però gli altri... Però, sì, però siamo contenti lo stesso, ma siamo convinti che strada facendo ne possono fare molti di più. E quindi per ma non come, è una squadra che ha segnato poco? Cioè la tua... Sì, sì, no, siamo una di quelle che ha segnato di più, però cioè, mancano magari i gol degli attaccanti e noi siamo convinti che i giocatori che abbiamo presto ci porteranno anche i loro gol. Allora, io devo andare di nuovo in pubblicità, poi torno da Federico, ricominceremo proprio con le parole di uno degli acquisti nuovi del Pineto, perché insomma volevo farveli sentire, ci piace anche insomma far conoscere un po' i giocatori, e parleremo poi anche del Real Giulianova, poi ci proiettiamo a quello che è il, anzi, Real Giulianova e Vastese, perché insomma la stiamo tralasciando e non dobbiamo, visto che poi quello che sta realizzando in queste settimane. E poi ovviamente andremo a presentare quella che è la giornata che sta per arrivare, la prima giornata di ritorno, che è già orfana di una gara, cioè quella che è stata rinviata tra Notaresco e Pineto, perché si ricominciava subito con i derby che sono stati rinviati. Va bene, ancora un po' di pubblicità, noi torniamo tra pochissimo. App Ultrapack, il parco giochi più grande della città, nel centro di Teramo, oltre 1000 metri quadrati di puro divertimento, area baby 0-3 anni, playground su due livelli, trampolino elastico, torre elastica, mega scivolo gonfiabile, area costruzioni. Vieni a scoprire i nostri servizi. Tickets pomeridiani da 0 a 12 anni. Baby parking per bambini dai 3 ai 10 anni. Dopo scuola dai 5 ai 10 anni. Feste di compleanno personalizzate ed esclusive anche a domicilio. Bar e angolo ristoro. Cosa aspetti? Vieni a trovarci. Siamo aperti dal martedì alla domenica. App Ultrapack, via Lungofiume Vezzola 1 a Teramo, telefono 0861 21 09 33 oppure 393 76 67 667. Lo studio medico Medea di Teramo ti offre tutte le soluzioni di medicina e chirurgia estetica per viso e corpo. Trattamenti anti-aging, filler per i volumi del viso e delle labbra, botox per il trattamento delle rughe e dell'eccessiva sudorazione, protocolli personalizzati per la cura dell'acne e dei suoi esiti cicatriziali, della cuperosa e delle macchie cutanee, peeling e innovativi prodotti biostimolanti per la cura dell'invecchiamento cutaneo e della caduta dei capelli. Presso lo studio medico Medea trovi anche efficaci soluzioni per il dimagrimento localizzato e la cellulite, smagliature, capillari ed altri inestetismi del corpo. Chiama il nostro numero verde e prenota la tua consulenza gratuita. Studio Medico Medea, 30 anni di esperienza per la tua bellezza.
Eccoci tornati, stiamo superando la boa della metà del nostro appuntamento con Zona Dilettanti. Volevo ricominciare, come detto, andando ad ascoltare due nuovi acquisti. Abbiamo parlato insomma tanto di calciomercato, ma a modo nostro. Nel Pineto sono arrivati Baldinini e Enzo Galeano, che sono due centrocampisti, a completare questo progetto. Ne approfittiamo anche del fatto che comunque Pineto fermo, non giocherà, insomma facciamo ovviamente i migliori auguri ai ragazzi del Pineto per il proseguimento e ovviamente per la guarigione dalla positività, e andiamo proprio ad ascoltare la presentazione che oggi è stata fatta, è stata diffusa dalla società, di questi due nuovi calciatori del Pineto. Innanzitutto grazie mille, era qualche mese che avevo dei problemi a Forlì, quando mi si erano presentate diverse opportunità, però non ritenevo che erano quelle giuste per me. Quando si è presentata l'occasione di venire qua a Pineto, ho subito accettato e mi sono messo in viaggio. Sì, conoscevo, sono stato avversario diverse volte con le maglie di Forlì e anche del Matelica. Poi, essendo stato tre anni a San Benedetto, conoscevo più o meno, diciamo, la realtà, e anche per questo ho subito accettato di buon grado. No, sono prevalentemente mezzala a destra, però ho giocato tanto anche a sinistra e devo dire che mi trovo piuttosto bene anche lì. All'occorrenza posso fare anche centrocampista 2 o terzino. Ma sembra una frase fatta, ma è sempre molto attuale. Bisogna affrontare partita per partita, perché se poi si prova ad ampliare gli orizzonti si rischia di inciampare. Quindi la situazione di classifica non penso che rispecchi il valore della squadra, però fortunatamente ci sarà il campo che potrà smentire la stessa classifica, e speriamo di metterci il prima possibile in posizioni migliori. Bueno, mi nombre es Enzo Galeano, vengo desde Uruguay, Montevideo. Me caracterizo por jugar en el centro del campo y ser muy agresivo. Supongo que uno de mis fuertes es el buen trato de balón, y me considero una persona versátil a la hora de jugar, depende del sistema que se utilice. Bueno, en realidad me hablaron muy bien de Pineto, que es un club muy interesante y muy ordenado. Para mí, que yo vengo de Uruguay, esta es una de las oportunidades más importantes que de las que uno sueña como uruguayo, porque nosotros venimos de un país en el que no sobran las oportunidades, así que dejar todo para quedar bien en alto, porque es lo que nosotros buscamos como uruguayos. Preferí Pineto es porque realmente me pareció una gran oportunidad, como un salto en mi carrera, así que está, lo afronto como tal y afronto la responsabilidad que significa. Sí, lo conozco, venimos del mismo lugar claramente. Considero que es uno de los mejores jugadores de su posición, una persona en la que, cuanto a futbolísticamente, admiro mucho y en la que trato de copiar sus mejores cosas. Claramente no aspiro a ser como él, yo creo que somos jugadores, personas distintas, pero sí copiar las cosas buenas y agregarlas a mi estilo de juego. Allora Max, io vengo subito da te. Intanto Baldinini, ex San Benedettese, credo che tu lo conosca, anche qui insomma lo ricordava nella Samba. E poi questa, diciamo, scommessa, perché insomma è un giocatore uruguaiano, prima esperienza in Italia, ultima squadra il Colón de Santa Fe in Argentina. Ti chiedo la tua opinione su questi due nuovi acquisti del Pineto. Non ce l'hai. Non ce l'ho, non ce l'ho, non ce l'ho. E allora lo chiedo a te, Federico. A questo punto. No, ma mi hai come sostituto. No, dai, vabbè, rientra. Perché andavo, no, scherzo. Poi sarei arrivato. Rientra. Devo fare sempre la domanda. No, non la fa. rientra nel discorso che abbiamo fatto prima. Sono
una scommessa e mezza, mettiamola così. A me davvero fa piacere e mi fa capire come sono cambiati i tempi. Il Pineto ha preso un uruguaiano, un belga, di dilettanti la Serie D sembra che ha sempre meno. Se ci pensi, i giocatori sì, abbiamo... pronti a fare chilometri e chilometri per calcare i nostri campi, seppur semiprofessionistici, è bello, dai, vuol dire che diamo visibilità e il progetto sta funzionando. Io sinceramente non credo che un giocatore possa essere giudicato né dal curriculum né da quel che ha fatto ieri. Vediamo adesso cosa darà a questo Pineto e poi vedremo se sarà un ottimo acquisto. Tu acquisti così non ne faresti, ti convincono, nel senso che comunque una prima esperienza per un ragazzo sudamericano rappresenta anche, no, dal punto di vista anche ambientale, dell'ambientamento, eccetera, eccetera, no? Per esempio, ma Baldinini, lo dicevi anche prima, insomma, è un, no, vabbè, un giocatore che ha... Baldinini è sicuramente un giocatore importante, che ha fatto categorie importanti, certo, quindi certo. Assicurerà sicuramente esperienza 64 tra i professionisti. Esperienza e qualità al reparto di centrocampo, capito così? Quindi questo ragazzo non lo conosciamo nessuno, penso, non so se che referenze hanno avuto loro, capito così, però io no, cioè noi non che non le facciamo, capito così, noi stiamo un po' investendo sui giovani del territorio e quindi non ci passa neanche per l'anticamera del cervello un discorso del genere, a meno che non ci venga proposto, valutato e via, però in questo momento gli obiettivi della nostra società sono completamente diversi. Abbiamo perso momentaneamente il collegamento con Massimiliano Fanesi, stiamo cercando di recuperarlo, io però Federico adesso, no, non te lo faccio, non so che... Ma Fanesi già mi ha salvato, hanno cambiato tutta la squadra, quindi non posso saperla la formazione dell'Agnone. La domanda era quella, i 9 giocatori a memoria che ha preso l'Olimpia Agnonese, anche lì 9 giocatori. Vabbè, ma anche quest'anno all'inizio avevano fatto pure... noi avevano preso prima di iniziare il campionato all'ultimo momento 7-8 sì, giocatori, capito così? Proprio prima di venire a giocare da noi, la domenica ha giocato una squadra, quando sono venuti da noi c'erano 4-5 giocatori nuovi in campo e altrettanti in panchina. Adesso quindi... anche un nuovo allenatore, sì. Cioè, lì è veramente un nuovo campionato, no? Perché nuovo allenatore, 9 giocatori nuovi, cioè... Io al TG l'ho detti tutti, ma io non ricordo una squadra che cambia così tanto. Sembra cercare di salvare il Pineto, no? È vero che ha fatto degli interventi, però non facciamoli diventare degli interventi esagerati. Sicuramente sono interventi importanti, magari 6-7 pezzi sono tanti in una rosa di 25 giocatori. Però da quel che si sente ad Agnone stanno superando tutti i numeri possibili. Assolutamente sì. Il Real Giuliano invece viene da questa sconfitta nel numero e nel punteggio molto pesante. In realtà insomma, si è visto anche un po' meglio, e lo chiedo insomma, anche a Guido tra poco, rispetto a quello che un risultato così potrebbe suggerire e dire a chi magari non ha visto la gara. Ti chiedo se il lavoro, no, del nuovo mister insomma comincia, fra virgolette, almeno a dare un po' di consistenza in più verso un percorso che è quello della salvezza. Guarda, noi abbiamo seguito il Giulianova dall'inizio. Sì. Io credo che tutto sommato qualche punticino gli mancava già prima, quando c'era Federico Del Grosso. Sì, l'abbiamo detto sempre. Ha avuto anche il Giulianova ha dovuto saltare qualche partita per la continuità di allenamenti, anche il mister Del Grosso ce l'aveva detto. Io in tutta franchezza non sono più molto ottimista, perché i punti sono davvero pochi. È vero che le ultime due sono praticamente ferme ad oggi, però non vedo un futuro roseo per il Giulianova, perché purtroppo i punti non arrivano. Tante volte abbiamo detto non ha giocato male, ma i punti non arrivano mai, e sinceramente io credo che
credo che il tempo passa e Giulianova è sempre lì. Poi tra l'altro di dinamica di classifica succede sempre anche che quella che è più vicina comincia a correre, scalata. A vincere, è successo anche con il Matese che insomma no, è andato a vincere la partita, poi per carità con il rispetto per tutti, ma insomma dove le dinamiche col Vasto Girardi erano completamente... Però io ripeto, io credo che Giulianova non ha una rosa da terzo ultimo in classifica. No. Questo sta lavorando anche lì sul mercato, perché insomma ne parlammo sì. La settimana scorsa con mister Bitetto, ovviamente si sta lavorando per cercare di fare il possibile. Diceva anche mister Bitetto, non è semplice poi convincere i calciatori a venirsi a prendere. Un conto è andare a giocare a Castelnuovo in questo momento, un conto è accettare una squadra in difficoltà, certo. Inteso come classifica. Non è facile. Che impressione ti ha fatto? Perché nel primo tempo la squadra, cioè la gara è stata diciamo equilibrata, no? Nel senso ognuno faceva la propria partita, però non c'erano le previsioni per un risultato così largo come poi è stato quel. No, assolutamente. Io ho fatto anche le interviste domenica, ho detto questo, che magari il risultato è stato molto pesante per il Giulianova, perché per quello che ha fatto vedere in campo. Magari non meritava un passivo del genere, però noi nel primo tempo abbiamo avuto le nostre difficoltà e io avevo avvertito i miei ragazzi che magari non trovavamo una squadra come il Porto Sant'Elpidio che pensava solo a difendersi, certo. No? Avremmo trovato una squadra che anche coraggiosa, che voleva provare a vincere anche la partita. E noi dobbiamo essere bravi anche a approfittare di quelle cose, perché è naturale che gli spazi che lasci vanno occupati e vanno messi in difficoltà proprio la difesa avversaria. Quindi avevamo lavorato su quello, ma noi se non sblocchiamo il risultato alla fine del primo tempo, riprendi il secondo tempo sullo 0-0 e diventa sempre più difficile. Siamo stati fortunati in quell'occasione e poi bravi nel secondo tempo, perché abbiamo cambiato anche qualcosa a livello di soluzioni tattiche e ci ha dato i risultati sperati, perché i due gol con Emili, il secondo e il terzo gol, dove il primo tempo non avevamo cercato e invece poi nel secondo tempo ci siamo messi nelle condizioni per cercarlo di più, guarda caso sono venuti due gol che poi hanno cambiato il volto alla partita. Io non ti voglio far entrare in casa d'altri, insomma, quale ti è sembrata la difficoltà maggiore di questa compagine? No, secondo me è una squadra organizzata, poi secondo me io avevo visto la partita a Monte Giorgio dove erano stati molto bravi e avevano vinto con merito la partita, sì. Non per episodi, perché oltre ai due gol ne avrebbero potuto fare altri. Sicuramente in quella partita Demo Leon aveva dato grandissima fisicità al reparto, quindi anche lo stesso caso che con noi sono venuti a mancare, hanno cioè, un equilibrio in difesa, secondo me con Massetti hanno trovato anche un bel assetto a centrocampo, pur avendo giovani di valore davanti come Paudice, che è entrato domenica, ha fatto molto bene, certo. Hai capito? Anche lo stesso Barlafante, capito? Quindi l'attaccante si è fatto male subito, però secondo me un terminale offensivo importante per loro, perché c'è devi finalizzare e poi secondo me magari è quello che potrebbe aiutarli nel fare qualche gol in più. Allora adesso parliamo della Vastese, perché insomma bisogna anche cercare di dare un certo tipo di fermità. Sì, perché anche lì partito tutto dall'arrivo di un nuovo allenatore, si è cominciato a costruire e adesso la Vastese insomma si è presa una visibilità, ma anche una classifica. Io insomma scrivendo ho detto, comincio a guardare la classifica non più verso il basso, però insomma uno sguardo insomma davanti lo comincio a fare, perché se la rivediamo la classifica insomma 25. Le altre sono tutte lì con la dinamica del
può succedere di tutto, e di tutto quello che ci siamo visti, che ci siamo detti fino a questo momento. Vastese e Vasto Giraldi. Meno uno, tra l'altro, insomma, con una partita da recuperare per il Vasto Giraldi, sì, ma insomma, parte sinistra della classifica, il Cinzia Alba Longa ad un punto, il Rieti che insomma si è fermato, ma insomma, rappresenta una delle realtà importanti, delle storie importanti di questo campionato. Comunque è una realtà solida anche il Rieti, comunque sta dando costanza ai risultati. Io credo che alla Vastese è riuscito tutto in termini di mercato e di cambio mister. Non credo che abbia la forza di competere per i playoff in tutta franchezza. Credo che Cinzia, Alba Longa, Rieti hanno qualcosa in più, anche più di qualcosa in più, inteso rispetto alla Vastese. Però sono davvero felice, perché probabilmente quest'anno come regione stiamo soffrendo meno del solito in Serie D, è oggettivo. Speriamo il Giulianova, perché è l'unica nota dolente. Vastese che poi, insomma, dalla sconfitta subita proprio con il Castelnuovo, voi in 10, loro in 11, insomma, una delle storie che siete riusciti a raccontare a quest'anno, ce ne sono tante belle, però da quella gara in poi è cresciuta anche dal punto di vista non solo dell'occhio, ma anche dei risultati. Sì, dopo quella gara non hanno più perso e hanno fatto dei risultati importanti. Molto merito sicuramente a mister D'Addario, perché ha cambiato volto alla squadra, nel senso che io parlavo con il secondo dell'Oglio, ha portato molta professionalità, ha portato grande carattere alla squadra e ora si vede, secondo me, una squadra più convinta dei propri mezzi, anche gli acquisti che ha fatto, perché il ragazzo 2002 Manona in fase realizzativa e sta dando una grossa mano, quindi secondo me può continuare a far bene, perché no, d'altronde non sono tanti i punti di stacco poter agganciare quelle di testa, ma come secondo me farà molto bene ancora anche il Castelfidardo, perché è un'altra squadra che crede, molto giovane, che crede molto in quello che fa, e battere il Castelfidardo non è mai facile. Noi ne sappiamo qualcosa, ma sta dimostrando da tutto il campionato di essere una squadra all'altezza della situazione. Sì, perché ci sono squadre, sono molto, come dire, un po' sbarazzine, che poi si possono andare a prendere quello che l'equilibrio insomma, potrebbe regalare. Però ancora pubblicità, io proverò a recuperare il collegamento con Max Vanesi, giuro che ci proverò, altrimenti insomma lo saluteremo a parte, ma lo ringraziamo davvero intanto di essere stato insieme a noi per il tempo che c'è stato. Ancora un po' di pubblicità, poi entriamo nella parte proprio finale, dove andiamo a anticipare e a guardare quella che sarà la prossima giornata. L'influenza con me non attacca. Io mi vaccino per prendermi cura della mia famiglia. Campagna di vaccinazione anti-influenzale della Regione Abruzzo. Informati presso la tua ASL di riferimento o dal tuo medico di base. We'll be right back.
Eccoci qua, abbiamo recuperato il collegamento con Massimiliano Fanesi. E non so se hai continuato a seguirci mentre non eravamo collegati, Max, ma abbiamo parlato della Martese e abbiamo parlato un po' del Real Giulianova. Un paio di minuti magari per la tua visione del campionato, della stagione e del momento di queste due squadre. Sì, no, mi domandavi del Real Giulianova e del... Della Vastese. Ma la Vastese dopo un inizio sicuramente non positivo ha recuperato posizioni gradatorie, adesso sta a ridosso di posizioni importanti. Ha sicuramente trovato la quadra con l'allenatore D'Addario, quindi sicuramente farà una seconda parte di campionato importante. Il Giulianova dal canto suo invece deve sicuramente trovare quello che ha trovato la Vastese, quindi la giusta quadra. È stato questo cambio di panchina con l'avvento di Pizzetto, sembrava all'inizio che avesse dato la giusta sterzata, e invece vediamo che ancora qualche difficoltà la sta incontrando, però c'è tutto il tempo di poter recuperare. Allora, adesso ci proiettiamo invece sulla prossima giornata, perché insomma, come abbiamo fatto sempre, ci siamo andati ad analizzare un po' tutte le squadre, fine del girone di andata, inizio del girone di ritorno. La 18ª giornata la guardiamo insieme a partire già dall'anticipo di domani, cioè della giornata di sabato, quello tra Vastese e Rieti. Vi dico già subito, insomma, che questa è una partita molto molto interessante. Federico, ricominciamo da te. Io direi che è la più interessante della giornata. Vastese in netta salita e Rieti che comunque è lì nella zona playoff. È un ottimo banco di prova. Io spero sinceramente che vinca la Vastese, anche perché così magari il Castelnuovo e le nostre squadre prendono anche qualche punticino in più di distacco. Max, il Rieti insomma, ha fatto anche questo filotto, poi qualcosa si è incrinato, anche forse a livello di quello che è successo in società, la partenza di Fioretti, è però un avversario insidioso, una partita molto interessante quella tra Vastese e Rieti. Sì, sicuramente, come diceva Federico, forse la partita più importante della giornata. La Rieti era partito molto bene, poi c'è stato questo proprietario mancato, quindi è tornato il vecchio presidente a riprendere le redini di questa società e hanno dovuto cedere qualche giocatore come lo stesso Giordano Fioretti, quindi penso che sia un campionato per la società reatina di consolidamento più che di ambizioni vere e proprie. Continuiamo a vedere il calendario, tu ti auguri che vinca la Vastese? Non guarda la classifica. Lui non guarda la classifica. La guardiamo noi per lui. No, è sicuramente, sarà sicuramente una bella partita tra due squadre toste che a livello fanno la loro forza a livello agonistico, quindi mi sarebbe piaciuta vederla. Ma secondo me è un altro incontro importante, Cinzia Alba Longa e Canatese. Queste sono due squadre forti che candidate dall'inizio a vincere, sicuramente si daranno battaglia. C'è il Cinzia che ha perso qualche punto e sicuramente vuole recuperare. La Recanatese, se vuole ambire alle posizioni di classifica, non può perdere più terreno. Quindi penso che sarà un'ottima partita. Banco di prova importante, no? Subito per Pagliari nel giro di pochi giorni, Max. Beh sì, perché come diceva Guido, in effetti anche Cinzia Alba Longa e Canatese è una partita molto importante e Pagliari si troverà di fronte una squadra ben consolidata con buone individualità e, come dicevi tu, un banco di prova importante. A proposito delle squadre marchigiane, l'occhio mi cade anche su Castelfidardo Montegioggio, che partita sarà?
Ma una partita molto equilibrata, io vedo due squadre in salute, anche se il Monte Giorgio ha qualche posizione in meno, però ha molte partite da recuperare, quindi una squadra, come dicevo prima, molto giovane, molti giovani del Monte Giorgio stanno facendo bene, e dall'altra parte invece il Castelfidardo, guidato da un allenatore che sicuramente ha fatto vedere la sua mano in questa squadra, che si è messa negli alti piani della classifica, quindi sarà un bell'incontro. Allora, torniamo a guardare gli impegni delle squadre abruzzesi, e io torno proprio su Guido, perché eccola qua, avete un avversario del Fiuggi, abbiamo parlato anche nel girone d'andata, no? È un po' forse un tantinello deludente, no? Il girone d'andata del Fiuggi, perché io mi ricordo che forse anche la volta scorsa, quando eri qui con noi, del Fiuggi ne parlavamo come una delle grandi, no? O comunque delle sorprese. Del Fiuggi si parlava tanto, invece. No, ma secondo me è una buonissima squadra che ha incontrato qualche difficoltà. Sì. Magari non è riuscita a esprimersi sempre con continuità a certi livelli. Io ho visto adesso le ultime due partite che hanno disputato, che tra l'altro con due squadre, Campobasso e Recanatese, due squadre forti, hanno perso tutte e due le partite, 2-1 in casa col Campobasso e 2-0 a Recanati, ma non meritavano assolutamente di perdere, specialmente a Recanati ha fatto una partita dove hanno subito gol nel primo tempo e secondo tempo hanno attaccato sempre, e poi hanno avuto delle buone occasioni per pareggiare, hanno preso gol al 94esimo, quindi è una squadra che dobbiamo stare attenti, perché è una squadra che verrà qui a fare la sua partita, perché è una squadra che ha proprio una sua idea di gioco, Incocciati allenatore ci tiene a farla giocare bene, è una squadra cattiva. Noi all'andata abbiamo vinto una partita combattuta fino alla fine, siamo stati bravi a rimanere sempre sul pezzo, concentrati, e alla fine abbiamo avuto la meglio. E domenica sarà la stessa cosa, sarà una partita dove gli aspetti agonistici saranno molto elevati e poi magari gli aspetti tecnici, le qualità dei singoli possono fare la differenza. All'andata il primo segnale proprio, sì, no? Fu dato proprio lì, si disse, ha iniziato battendo una delle squadre più interessanti del campionato. Si è un po' ribaltata, no? Un girone di ritorno dopo la situazione. È il bello del calcio. Sì. Perché è proprio così. No, ma non sarà, sono d'accordo col mister, non sarà una partita facile per il Castelnuovo. Il Castelnuovo ho avuto la fortuna di vederlo già 3-4 volte. È una squadra che ha bisogno di andare a mille per i movimenti che chiede il mister, per l'impegno che chiede il mister, dal portiere davvero all'ultimo degli attaccanti. Dovrà affrontare il Fiuggi con l'attenzione e l'umiltà con cui l'ha affrontata l'andata, altrimenti è chiaro che potrebbe avere problemi. C'è l'atteggiamento adesso nei vostri confronti della squadra che comunque è in testa alla classifica, cioè questo nel corso del campionato tu hai visto mutare l'atteggiamento nei confronti del Castelnuovo col passare del tempo? Sì, è vero, perché lo dico anche ai ragazzi, no? Perché noi studiamo molto anche l'avversario, no? Io dico sempre ai ragazzi, per avere più notizie dell'avversario da affrontare la domenica, poi noi dobbiamo avere la nostra identità, andare in campo e fare le nostre cose, quindi però cerco di dare più notizie possibili ai miei giocatori degli avversari. Naturalmente adesso, magari prima lo facevano meno, adesso sono anche le altre che ti studiano e vedi proprio l'attenzione, no, che hanno magari su determinati giocatori che ritengono fondamentali, no, per il nostro modo di giocare, quindi vedi dalle squadre avversarie molto più attenzione nei nostri confronti, quindi dico anche ai ragazzi che è normale che sia così, che è un buon segnale, perché si vede che effettivamente stanno facendo delle buone cose, e noi dobbiamo essere sempre bravi quando capitano queste cose a trovare le alternative, a trovare le soluzioni, perché se arriva una squadra che ti ha studiato e ti
magari ti blocca le fonti di gioco, non è che dai per scontato che la partita non riesci a farla, devi comunque provare a cercare qualcosa di diverso. Mi ricordo tempo fa sentivo le interviste tra Capello e Conte, no? Che quando diceva la soluzione B, ma tu ce l'hai, sì, il piano B, piano B, no? Dico sempre dovremmo sempre averlo anche noi, ma magari lo troviamo anche durante la partita, perché ho dei giocatori talmente intelligenti sotto quell'aspetto che basta poco per cambiare un attimo le cose. Continuiamo a vedere la grafica del prossimo turno, di questo primo turno del girone di ritorno. Sarebbe stata una partita molto, ma molto interessante, Notaresco Pineto, però. Sì. Ecco, perché davvero a questo punto della stagione e con tutto quello che abbiamo raccontato Marco fino a Comanda questo momento. Ancora non riesce, Comanda non riesce a fare la partita. Io, Marco ancora non riesce ad allenare. Allora, noi abbiamo ovviamente contattato, no? Perché sì, svegliamo qualche piccolo altarino per essere qui con noi. E l'idea era quella, vabbè, gioco la prima gara e poi vengo in trasmissione o comunque in collegamento. Il problema è che questa gara purtroppo non si gioca mai. E vi portate sfiga, no? Voi. Di solito no. Chi è seduto lì? Chi è seduto lì ha segnato. È vero, ma veramente... Per assurdo è andata bene così, dai. Notaresco Pineto... ci sta, facciamo l'esordio in un'altra partita. Sì, no, vabbè, certo. Guardiamo però l'impegno delle abruzzesi, visto che poi Max ce lo siamo persi di nuovo, insomma, ci sono dei problemi di connessione, ma va bene, va benissimo così. Il Real Giulianova con un vasto Girardi, tra l'altro anche un po' arrabbiato, no, per questa sconfitta. C'è un movimento di mercato, se non erro, io poi adesso ho perso l'appunto, ma credo che sia arrivato un giocatore nel Vasto Girardi. È un'altra partita molto scomoda, difficile e scomoda, no? questa per il Real Giulianova, ma bisogna cercare di far punti. Sì, sì, la verità è che in questo momento sono poche le partite comode, no? Deve far punti, non so se questa sia la partita adatta, ma le svolte a volte avvengono anche nei momenti più inaspettati. Il Vasto Girardi sta facendo, secondo me, un discreto se non buon campionato, non credo che siano partite per altre ambizioni. Giulianova davanti un bel ostacolo. Ci siamo, meglio, non ci siamo dimenticati, lo sto lasciando per ultimo. Riguardiamo ancora il turno Tolentino Porto Sant'Elpidio, col Tolentino entusiasta, ma col Porto Sant'Elpidio, insomma, Guido ce lo ricordava poco fa, da prendere assolutamente con grande attenzione per non avere brutte sorprese. E per il campo basso c'è la Priglia, cioè 4-0, comunque qualche strascico te lo porti dietro, e l'Aprilia è un'altra di quelle squadre, un po' come il Fiuggi, no? Quindi... No, adesso poi ultimamente sta facendo bene, buone, sì. Capito? Quindi ha trovato la sua quadratura, una partita difficile anche per il campo basso come la nostra, quindi le partite per vincere vanno giocate e bisogna metterci del proprio per battere l'avversario, quindi verranno sia Fiuggi che Aprilia verranno sicuramente a giocarsi le partite perché credono di poter fare lo sgambetto. Dobbiamo essere bravi noi ad essere, no, più forti di loro a livello proprio sia mentale che fisico. Io direi che siamo arrivati alla conclusione, abbiamo insomma parlato di tutto ciò che bisognava mettere sotto la nostra lente, analizzando quello che è il campionato, ma anche quella che è la giornata che si starà per vivere, il calcio mercato che poi piano piano consoliderà le squadre per questo percorso che inizia per il giorno di ritorno proprio domenica prossima, o meglio già a partire da domani con l'anticipo tra Vastese e Rieti. Noi come sempre chiacchieriamo qui e poi vi raccontiamo tutto il lunedì
nella edizione del lunedì di Primo Piano Sport, dove vi faremo vedere, come sempre, tutti i gol possibili e immaginabili, cioè tutti quelli che riusciamo a farvi vedere. E poi torniamo venerdì, perché Zona Dilettanti analizza nuovamente la stagione nella prossima giornata, cioè venerdì prossimo alle 21, e io vi aspetto. Prima però lasciatemi ringraziare Max Fanesi, che ci vedrà magari dopo, non so, su YouTube. Tra l'altro vi ricordo che siamo anche lì, perché se volete ci vedete anche così on demand sui social e come gradite. E quindi grazie a Max Fanesi di essere stato con noi, poi lo chiamo al telefono, insomma lo ringrazio in maniera diversa. Grazie a Guido Di Fabio. Grazie a voi. E grazie a Federico. Grazie Schiavo, a te. Che ritroveremo fra 15 giorni. Questo è quello benissimo. Che dico praticamente sempre. E la domanda non te l'ho fatto. L'ho anticipato. Grazie a voi di averci seguito e a venerdì prossimo alle 21. Ciao, grazie.